Gianmarco Gabrielli. Gianmarco Gabrielli, esponente di Scelta Civica, carissimo amico. Si prepari Andreina Romano. Facciamo alla radicale, va bene. Interviene, si prepari. Nero. Buongiorno a tutti, io sono, faccio politica da 3-4 anni circa, prima come Italia Futura e poi come Scelta Civica, della quale faccio parte dell'ufficio di presidenza nazionale. Però sì, il problema è che c'è quello che fa interferenza, quello di Radio Radicale, che assolutamente non dice. Siamo così, ma in questo momento sono qui come membro di varie altre, rappresento me stesso, non Scelta Civica o altre formazioni. E vorrei semplicemente riportarvi l'intervento di un caro amico, Walter Grossi, che non poteva essere più diverso. Per questo mi scuso con voi se lo leggerò. Amici, non mi trovo tra voi oggi unicamente perché troppo provato dalla recente scomparsa dell'amico Valerio Zanone, già fondatore nel lontano 76 della Federazione Europea dei Partiti Liberali e Democratici, da cui Alde stessa deriva. Non spenderò parole per ricordarlo qui perché lo si è già fatto parecchio in questi giorni, e non mancheranno nuove occasioni specifiche nel prossimo futuro. 40 anni di sudarizio politico e umano sono molti, soprattutto se vissuti tra alterne fortune e molte delusioni. Pertanto non è facile ritrovare già da oggi spirito di energia con un ennesimo e rinnovato impegno. Tuttavia tengo a trasmettervi alcuni punti che sottopongo alla vostra attenzione. Primo, Aldo, in particolare questo gruppo di associati, deve rappresentare in embrione il riferimento ideale e organizzativo su cui si può e si deve ricostruire un soggetto politico autenticamente liberale in Italia. Da ciò ne deriva che essa deve darsi una struttura operativa in grado di conquistare la propria agibilità all'interno del sistema politico, con la propria fisionomia e profilo politico. Non dobbiamo essere, insomma, il circolo della canasta né un prepartito buono politico. Alde deve porsi come interlocutore attento e disponibile verso tutte le realtà culturali e politiche, vecchie e nuove, che fanno riferimento ai valori e alla tradizione liberale democratica con l'obiettivo di favorirne una riunificazione, che però non volga il suo sguardo al passato, con tutto il rispetto per il patrimonio che rappresenta, ma piuttosto verso quel futuro di cui il liberalismo democratico merita di essere protagonista. Gli elementi unificanti e prioritari di tale processo non possono che essere la piena cittadinanza europea, rilanciando il progetto federalista, come risposta ai rigurgiti nazionalisti e ai problemi posti da un formato di governo sempre meno adeguato alla dimensione dei problemi. Un forte richiamo ai valori della società aperta, interculturale e della laicità dello Stato, con un'adeguata presa di posizione sulla necessità che in Italia si recuperi terreno sul piano dei diritti individuali, vedi discussioni in corso sulle unioni civili e l'eutanasia. La ripresa di una battaglia per la diminuzione del livello di fiscalità, della spesa pubblica e per la bonifica dello Stato all'interno di una visione liberale che punti all'uguaglianza delle opportunità attraverso una sintesi tra l'efficienza del mercato e le esigenze della socialità. Una proposta di ammodernamento della cornice istituzionale alternativa a quella sostenuta dall'attuale governo, che rende la democrazia più funzionante, non superando il carattere rappresentativo, scivolando così verso forme di populismo o di dispotismo delle maggioranze. Un rinnovato impegno per la difesa dell'ambiente e della biodiversità nel solco di una migliore tradizione dell'ambientalismo responsabile, che da Croce, Zanotti, Bianco, Gerasso e Zanone è patrimonio storico del pensiero e della prassi liberale. Questi, a mio modo di vedere ed in estrema sintesi, sono i caratteri che dovrebbe definire oggi una forza liberale in Italia, coerentemente con le principali risoluzioni del liberalismo politico internazionale organizzato, avendo soprattutto ben chiaro il proprio ruolo di minoranza intensa, evitando interpretazioni parossistiche quando non caricaturali, non concedendosi voli pindarici né suggestioni semplificatorie, ma adoperandosi ogni giorno per riconquistare lo spazio politico che gli compete per il bene dell'Italia e dell'Europa. Grazie, Walter Grossi. Spero che tu sia d'accordo con questo che dicevate.